la solitudine, quanti doni porta. Il silenzio, la concentrazione e la voglia di immaginare gli scenari più disparati. Ed è proprio per questo che oggi giocheremo di ruolo. Oh, bentornati nel mio canale. Come state? Come va? Come va? Avete passato una bella settimana? Il tempo è stato sbarazzino, è stato sbarazzino il tempo. Fatto freschino, eh? Fatto freschino. Ho preso la bandana apposta. Non è vero, era solo per fare un po' la scenografia da cowboy. Che non è male, che non è male. Dio, non so fare le introduzioni, non le so fare, no. Oggi sono qui per mantenere una promessa fatta nello scorso video. Vi ricordate cosa ho detto nello scorso video? È una scheda specifica che vi insegna a giocare in solo RPG, in solo GDR, che detta così suona malissimo, ma vi posso assicurare che è una figata e ve lo dimostrerò col prossimo video. Ecco, bravissimi. Oggi faremo esattamente quello, giocheremo di ruolo in solitaria. Questo video sarà diviso in due parti. La prima parte che sarà una breve spiegazione, una breve introduzione a quello che avverrà dopo e poi la parte effettiva, un piccolo esempio, se vogliamo dire, di come funzionerà effettivamente il gioco di ruolo in solitaria. Non voglio farvi perdere altro tempo, quindi tenetevi pronti, allacciate le cinture di sicurezza e partiamo. Così come la scorsa volta, vi serviranno tre dadi e in aggiunta un bel mazzo di carte, che vi spiegherò tra pochissimo a cosa serviranno. Giocare di ruolo in solitaria è molto molto semplice, però cambia un attimino rispetto alle dinamiche normali tra giocatore e master. Qui, di fatto, noi siamo sia i giocatori che i master. La storia verrà creata prima di iniziare la partita. Potete crearla tranquillamente voi sfruttando la vostra fantasia oppure utilizzando un settings già creato. Se fate mente locale, di questo ne ho parlato sempre nello scorso video. Dopodiché, create un personaggio, esattamente come abbiamo fatto nello scorso video. Prendete un archetipo, delineatelo bene bene, dopodiché siete pronti per partire. Ok, però cosa succede se io devo chiedere qualcosa al master? Ed è qui che vi viene in soccorso l'oracolo. Chiamato così in maniera molto straordinaria, è un po' pomposo come nome, però è effettivamente un oracolo. Come funziona? Semplicemente nella scheda ci saranno a fianco dei numeretti o delle varie tabelle con cui potete tirare i dadi e vedere a cosa vengono associati quei rispettivi tiri di dadi. Per esempio, volete sapere il vostro avventuriero in che città è? Ovviamente un master vi risponderebbe, il master non c'è, quindi tirate due bei dadi da 6, vedete cosa esce fuori e attraverso la tabella potrete tradurre il vostro tiro in qualcosa di utile. Per le domande più semplici basterà un dado da 6, per esempio con una risposta negativa o positiva, se è un pari uscirà sì, se è dispari uscirà no. Per le domande più complesse invece ci saranno le tabelle, appunto come abbiamo citato poco fa. Con la parentesi, ovviamente le regole variano di sistema in sistema. Questo è il sistema di Tri-Cube Tales ancora più semplificato, quindi diciamo che ho rimosso qualche layer di difficoltà, però poi vi consiglio caldamente, così come ho fatto nello scorso video, di andarvi a scaricare tutti i setting, tutte le schede, per poter andare a visualizzare esattamente come funziona. Io sto usando un metodo un po' più semplificato anche per introdurre un po' al solo GDR, che non è una cosa semplice. Tenetelo a mente, eh? Per l'avanzamento della storia, Tri-Cube ha un metodo particolare. Io ve lo spiego, però non è proprio il mio preferito. In pratica si prendono delle carte e, ovviamente, una volta mischiate, tipo così, ogni volta che concluderete una scena, pescherete una carta. In questo caso è l'asso di fiori. A seconda di quello che pescherete, c'è una tabella apposita che vi indicherà che tipo di prova o difficoltà il vostro personaggio dovrà subire all'interno di quella scena. Se il vostro personaggio supera quella prova, si metterà la carta alla vostra destra, che segnalerà il fatto che avete superato quella prova, superato quella scena. Invece, se il vostro personaggio fallisce una prova dopo aver pescato un'altra carta, la metterete sulla sinistra. Arriverete alla scena finale, solitamente la terza o la quarta scena, dopo che avete almeno tre scene concluse con successo. Ovviamente, man mano che le scene si susseguono. Ovviamente, una volta che le scene andranno avanti, vi consiglio caldamente di prendere appunti, perché è probabile che alcuni dettagli vi sfuggiranno. Ed è per questo motivo che ho un computer qua davanti, perché mi devo prendere degli appunti. Mi sono ritagliato questa piccola porzione di video per darvi qualche consiglio. Qualche dritta. Consiglio numero uno è: non lasciatevi prendere dalle tabelle randomiche. Per quanto esse siano utili in moltissime situazioni, non è quello il gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è quello che fate voi, cioè quello che vivete voi come personaggi. Quindi non intimiditevi se la tabella vi tira fuori qualcosa che non vi piace. Semplicemente ignoratelo e andate avanti.
Ricordatevi che questa è la vostra storia e voi siete sia i giocatori che i narratori. Quindi dovete divertirvi sia come giocatori che come narratori. Secondo consiglio, le regole e le tabelle sono solamente strumenti. Potete plasmarle a vostro piacimento, man mano che avrete esperienza col sistema, per renderlo il più semplice possibile oppure il più complicato possibile, a seconda di quello che desiderate. Ricordatevi, sono solo strumenti. Io stesso in questo video ho modificato leggermente le regole per il tiro di dado per le risposte positive o negative. Quindi fate affidamento soprattutto in voi stessi. Terzo ed ultimo consiglio che vi do è che se la storia già sta fluendo molto bene, lasciatela fluire esattamente così. Non ha senso andare ad aggiungere complessità ad una storia che magari avete già in mente come andrà a finire, piuttosto che c'è una scena particolarmente bella che vi piace e che volete godervi. Non rovinatela con delle prove tirate a sorte dalle carte o dai dadi. Continuate la narrazione. Non importa che cosa succeda, l'importante è che vi divertiate. Ricordatevelo. Questo è il consiglio più fondamentale che posso darvi. Oh, siamo giunti a quella parte del video che tutti aspettavamo. Il vero e proprio gioco di ruolo in solitaria. Beh, prima di tutto, prima di iniziare, dobbiamo scegliere il setting, l'ambientazione. In questo caso, per renderla un po' più semplice, faremo un'ambientazione medievale fantasy, il classico. Seconda cosa, dovremo pensare ad una storia. Ce l'ho. Un cavaliere che vaga nella foresta e trova un sigillo magico. Proprio un sigillo magico, una pietra magica, facciamo una pietra magica, più bella la pietra magica, no? Una pietra con una runa sopra. Una pietra con questa runa sopra che sta venendo cercata da qualcuno, ma lui non lo sa. Quindi sto solo proprio facendo un po' brainstorming, così farete anche voi quando giocherete, quindi non vi preoccupate, questa parte magari è un po' più caotica, ma vi servirà. Scrivetele queste cose, non voi, però scrivo io. Scriviamo queste cose. Prendete appunti, è importantissimo. Adesso prendo appunti, un attimo. Cavaliere che non ha un nome in questo momento, lo chiameremo George, Cavaliere George, il forte Cavaliere George, così diamo anche l'archetipo. Il forte Cavaliere George trova questa pietra e se la intasca. Semplicemente non sa che cos'è, pensa che sia una cosa interessante e magari se la mette in tasca. Adesso stiamo giusto delineando un attimo la storia. Dopodiché sente un grido. Ok, sente un grido. Boh, questa è la nostra storia. Semplice, dinamica, dobbiamo solo delineare un attimo il contorno, no? Solamente fare il perimetro della storia. Dopodiché, nella storia, ci addentriamo giocando. Vestirò entrambi i ruoli, sia il ruolo del giocatore che del narratore. Iniziando con, per esempio, adesso appunto inizio col narratore. Il cavaliere George va all'interno di questa foresta. Questa foresta si trova nella zona più remota della città. La città normalmente è costituita da muri, tutta roba inventata, me la sto inventando. Arriva appunto, deve cercare questo saggio e deve trovarlo. Corre, non ha fretta, però cammina all'interno di questa foresta. Trova questa runa e si china per prenderla. Appena prende questa runa, sente un qualcosa di strano in lui, è come se qualcosa si sia introdotto nella sua psiche per un attimo, però poi si scuote un attimo la testa e prosegue. Poco dopo sente un grido in lontananza. Allora Cavalier George corre proprio per istinto, la prima cosa che gli viene da fare, corre nella direzione dell'urlo e trova una ragazza spaventata. Ok, la ragazza dice: ah, aiutatemi, vi prego, oh gentile cavaliere, aiutatemi, c'è un mostro che mi sta inseguendo, no? Il cavaliere George tutto bello grosso, no? Me lo immagino un po' muscoloso questo cavaliere George con i bicipi tozzi, no? Proprio roba forte, e i baffoni arancioni, perché mi piacciono i baffoni arancioni, non lo so, sono belli i baffoni arancioni. Scrivetevi se vi piacciono i baffoni arancioni. Se non vi piacciono i baffoni arancioni, scrivete che colore di baffoni vi piacciono nei commenti. Oh, signorina, con la voce grossa, cosa succede? Un mostro, dove, di cosa si tratta? Mi dica dove posso trovarlo. Io in realtà ero qui per qualcos'altro, ma mi dica.
Dico, ah, stavo andando a raccogliere dei funghi, risponde la ragazza, e ho visto qualcosa muoversi, ho visto una sottospecie di teschio di cervo che con, come dire, un mostro grosso di quelli della palude, no? Un teschio di cervo e tutto paludoso. E mi ha detto qualcosa, non so bene cosa mi abbia detto, ma sono scappata perché avevo troppa paura. Dice, ah, non si preoccupi, ci penso io. No, allora tira fuori la spada, il cavaliere George, tira fuori il cavaliere George, la spada. Una spada di quelle corte, tipo da discount, però è forte lui, quindi va bene. Non gli serve la spada, però c'ha la spada, se no che cavaliere è. E si dirige, quatto quatto, piano piano, nella zona dove ha detto, la ragazza. E la ragazza mi segue? La ragazza mi segue. Ecco, questa è un'ottima domanda da fare all'oracolo. Quindi, tiriamo un dado da 6 e facciamo che il pari è sì e il dispari è no. È uscito 5, è un dispari, no, non ci segue. Però per rendere la cosa più interessante possiamo tirare un secondo dado e se esce 1 o 2 ci aggiungiamo un ma, ok? Oppure un anche, oppure tipo e qualcosa, no? Tipo dal 5 al 6. Scusami, dall'1 al 2 è un ma, e dal 3 al 6 è un anche. E 6 anche. Ok, quindi non mi segue e se ne va. Ok, quindi è così che funziona, no? Prendete l'oracolo e a seconda di quello che vi dice, quindi sì, ma no, forse no, tutte queste cose qui che poi potete, come vi ripeto, gestire un attimino voi, non è necessario stare così fissi sulle regole, però in questo caso ha senso che la ragazza vada via? Sì, ha senso perché è spaventata, non vuole avere a che fare con noi. Perfetto. Allora noi proseguiamo da soli. Noi quatti quatti, il cavaliere George del 4-4, si dirige verso lo spiazzo che ha indicato la ragazza. E magari queste cose le scriviamo. Allora, prima domanda. All'oracolo, è distratto in qualche modo? Sta cercando qualcosa questo mostro? Proviamo a vedere. Allora, come prima, il pari è sì e il dispari è no. Ho fatto 4 e pari, sì. Sta cercando qualcosa, non è... non, come si dice... Non sta distruggendo niente, è proprio in cerca di qualcosa. E lanciamo anche il secondo dado per vedere se c'è un ma o un e. Ma, ok, sta cercando qualcosa, ma lo sta facendo in maniera molto goffa, molto, come dire, caotica, no? Sta cercando qualcosa disperatamente. E questo mi sembra un buon modo per legare le cose. Mi piace la direzione che sta prendendo la storia, mi piace. Allora mi avvicino, 4-4, il cavaliere Giorgio si avvicina a 4-4, e tiro 2 di 6. Con difficoltà 5 per vedere se mi nota. 2 di 6 vi ricordo perché? Perché io sono di archetipo forte, quindi ho la mia capacità è forte e quindi è una prova tendenzialmente di agilità. Poi con l'armatura, insomma, non sono proprio il massimo della silenziosità. La difficoltà è 5, l'ho gestita io come se fossi appunto il narratore. E 5 e 4. Ok, è un successo perché ho superato la prova con un dado superando il valore 5, quindi non mi vede. Non mi vede e lo guardo da lontano. E lui continua a cercare, continua a cercare, continua a cercare. È un po' disperato, no? Si mette tipo le mani nei capelli, vedete, vedo tipo questo mostro sia da dietro che da davanti, appunto con queste corna di cervo, tipo sciamaniche, tutto pieno di ricoperta di erba molto lunga, tipo edera, tutto grosso ed è molto pesante, no? È molto più grosso di me. E allora, niente, lo osservo, fino a quando vedo che inizia ad andare un po' di matto, facciamo così, e allora inizia a scuotere un albero, no? Che cadono tutte le mele, tutti gli scoiattoli, poverini. Allora, decido di intervenire, tiro fuori la spada, che ce l'avevo già, però la ritiro fuori, quindi la rimetto dentro e la ritiro fuori. Sarebbe figo. Fai tatam così per fare effetto, no? Faccio paura al mostro, non credo si spaventi, però vediamo. Gli dico, tu, che razza di essere sei? Cosa stai cercando, no? E vediamo se mi attacca. Facciamo così, vediamo se mi attacca. È ostile, chiedo all'oracolo. Come prima, sì, pari, no, dispari. È dispari, non è ostile. Ok, questo è interessante, però tiriamo anche l'altro dado. Non è ostile e perché mi è uscito 6, quindi 1 è dispari e 6 perché da 5 da 3 a 6 è anche, ok, quindi non è solo ma. Non è ostile e mi parla. Ok,
Mi parla, facciamo che mi parla, però non lo capisco, tutto gutturale, no? Tutto quella roba lì, molto voce grossa. E mi dice qualcosa, tipo, sto cercando qualcosa, ho perso qualcosa di a me molto importante, no? Vediamo se lo capisco con difficoltà 6, perché è parecchio difficile riuscire a capirlo, e vediamo se riesco. 4 e 6, incredibilmente, lo capisco, forse per via dei baffi che mi danno quel, non so, quel qualcosa in più che mi fa capire la voce di questo coso. Capisco che sta cercando qualcosa. Cosa sta cercando? Allora, probabilmente sta cercando, la prima cosa che mi viene in mente è il sasso che ho trovato. Allora lo tiro fuori, tipo... io ho trovato George, sto facendo George, ho trovato questa pietra, forse è quello che sta cercando, mostro, e lui mi dice qualcosa in gutturale, tipo, facciamo che sta proprio cercando quello, tipo, sì, lo sto giocando quello, no, tutto così, tutto grosso, e viene verso di me, no, piano piano, e vediamo se sono spaventato, sono spaventato sì o no. dispari, quindi no, non sono spaventato. E ho fatto 4, no, e anzi, mi sembro, essendo che non sono spaventato, il cavalier Giorgio non è spaventato, e anzi, ripone la spada e gli offre, appunto, questa pietra runica. Offrendo questa pietra runica, facciamo che si trasforma nel saggio che io stavo cercando inizialmente. E questo saggio, appunto, con la barba bianca, piano piano tipo perde le foglie, questo come dire teschio inizia a diventare più piccolo e inizia a diventare in forma umana, no? Si trasforma in forma umana e dice, è il vecchio con una voce roca, mi dice, oh grazie figliolo, stavo proprio cercando questa pietra runica, mi serve per domare il potere selvaggio della natura, e quindi poi se la rimette magari al collo, magari c'è un qualcosa al collo, come dire, una collana fatta di queste pietre runiche, gliene mancava proprio questa, e chiude un po' il ciclo e quindi riesce a liberarsi, diciamo, non dalla liberarsi dalla maledizione, ma si ritrasforma in umano. E possiamo fare un plot twist, visto che è un po' monotona così la storia, vedete come sto direzionando la storia, alla fine sono io il narratore, e facciamo che dal nulla, quindi dal nulla, riappare, quindi diventa visibile, prima era invisibile, diventa visibile la ragazza che prima abbiamo visto, plot twist, e in realtà lei si trasforma e appunto cela la sua, cioè mostra la sua vera identità, quella di una strega che aveva rubato, voleva rubare appunto questa pietra runica della magica del vecchio anziano. E però non ce l'ha fatta, perché ci siamo messi noi in mezzo, l'abbiamo trovata per pura fortuna, e allora cerca di combatterci, no? Allora cerca di lanciarci una magia, insomma ci lancia una stregoneria, lancia una sottospecie di palla di fulmini, no? Ok? Verso la nostra direzione. Siamo piuttosto impreparati, quindi tirerò 2 di 6 per vedere se mi colpisce con difficoltà 5. Urga 2-1, mi prende in pieno, perché appunto ero completamente alla sprovvista, mi arriva questa palla di energia elettrica addosso e vengo scaraventato lontano e perdo un punto resolve, e l'anziano tutto non sa neanche bene cosa è appena successo, si è appena trasformato, e allora viene da me tipo, oh ragazzo stai bene, cosa è successo, no? E dice, ah sì sto bene, però quella strega, quella era la ragazza che ho incontrato poco fa e in realtà è una strega. Ah, maledizione, cosa vorrebbe fare con quelle pietre? Sono molto più potenti di quanto immaginassi. E allora tutto dolorante, no? Ah, tutto elettrico, perché magari c'ho, come dire, l'armatura di metallo e quindi l'elettricità sta ancora in corpo e non riesco a muovermi. Il vecchio, facciamo che mi cura, mi dà una mano perché l'ho aiutato anche io. Torno in vigore, recupero, che ne so, il punto resolve, no, facciamo che non lo recupero. Però... comunque non sono più stordito e provo ad attaccare la strega. Ho fatto 2-6, mi sono dimenticato di dire prima la difficoltà era 5,
Però con 2-6 è un successo straordinario. Quindi facciamo che con un colpo solo, con un colpo secco la coppo, ok? Cioè proprio pam. Cioè, perché è forte. Cioè immaginatevi sto coso, no? Tutto arrabbiato, no? Con l'elettricità ancora nel sangue dalla sfera elettrica di prima. E arriva tutto grosso, incazzoso, no? Davanti a sta strega che era piccolina, poverina. E gli dà proprio, gli dà una coppata. Magari non la uccide perché non è il tipo, no? Il cavalier George da uccidere le persone. Quindi gli dà proprio una coppata secca proprio qua dietro la nuca e sviene. Cioè, la nostra streghetta sviene. E non sapremo mai come mai voleva queste pietre runiche, però tutto bene ciò che finisce bene, e magari la leghiamo e cose così, e la portiamo in città, e il nostro buon anziano ci ringrazia per averlo salvato, e niente, tutto bene, quello che finisce bene. Ovviamente, se volete continuare la storia, ve la lascio a voi, e in generale, insomma, è così che funziona un po' la giocata di ruolo. È molto breve, praticamente una scena o due, però è giusto per darvi un po' l'input di iniziare. Oh, e anche quest'oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio moltissimo per avermi seguito fino a qui. Spero che non sia stata troppo difficile da seguire la seconda parte, perché ovviamente era un po' più, l'ho voluta lasciare un po' più cruda, no? Un po' più così come veniva, appunto per farvi capire un po' la sensazione, l'esperienza, come se fosse il più realistico possibile, con tutte le pause, tutte gli dei pensieri che vi verranno in mente. Quindi non vi preoccupate, è normalissimo. Probabilmente la vostra prima sessione durerà per le lunghe. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e che vi abbia acceso la scintilla del gioco di ruolo. Noi ci vediamo al prossimo video, e per rimanere sintonizzati ricordatevi di suonare la campanellina, tirare la fune, fare din don dan, e noi ci vediamo davanti al fuoco. A presto. Oggi sono qui, e domani sono lì, e dopodomani chi lo sa? Ah, Dio, help! Non sono buono, non sono.